Ben ritrovati a Segnalibro, di nuovo ricominciamo un viaggio e di oggi veramente di viaggio si tratta perché lo faremo con uno scrittore che ha percorso tutta l'Italia e ha creato un suo libro. Do subito il benvenuto a Lorenzo Tosa. Benvenuto Lorenzo. Grazie, grazie Simona. Ciao a Grazie. tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. Questa sarà una chiacchierata, come ho preferito definirla, un viaggio, proprio per dare il lancio e il benvenuto al tuo libro, con un titolo meraviglioso, Un passo dopo l'altro, che dà la misura del fatto che le cose debbano essere fatte piano piano e che si possa arrivare e perseguire uno scopo ben preciso. Il tuo è a metà, tra un reportage e un romanzo. Come mai hai scelto di ripercorrere l'Italia in questo modo e che cosa c'è nel tuo viaggio? Intanto veramente grazie a tutti per l'invito, mi fa molto piacere essere qui, ogni occasione per parlare di questo libro è grata. È nato come spesso nascono i libri, con una mail, quella della mia editor, quella che poi sarebbe diventata la mia editor, Lara Giorcelli, che mi piace citare, e che mi ha proposto diciamo, un'idea, una scommessa più che altro, quella di trasformare quel magma di spunti, racconti, storie, personaggi che animava e anima tuttora la mia pagina Facebook e trasformarla in un libro vero e proprio. E più precisamente in un viaggio proprio, ovvero io che lavoro molto sul web, sui social, sono un giornalista che è molto attento al digital, però a un certo punto mi sono reso conto che non bastava più a raccontare quelle storie lì, quelle storie dell'Italia che resiste, come ho definito. E per andare fino in fondo, diciamo, della loro storia, delle loro vite, c'era bisogno di compiere un gesto più tradizionale, più superato, se vogliamo, ma ancora secondo me attualissimo, quello di prendere uno zaino, saltare sopra un treno, tra l'altro nel bel mezzo di una pandemia, come poi avrei scoperto dopo, e andarsene a cercare fisicamente queste storie. Alcune me le sono andate a cercare io, come nel caso appunto di Chiara Trevisan, la lettrice Vis-à-vis, Liliana Segre, Mimmo Lucano. Altre mi sono, diciamo, quasi venute incontro, venute addosso letteralmente, come quella di Mailuna, senza anticipare nulla. Diciamo, io mi sono ritrovato a incontrarla proprio su un treno, su un viaggio in treno, e mi sono ritrovato mio malgrado protagonista e testimone di un episodio razzista che poi ho raccontato e diventa l'inizio di questa storia. E quindi tutte queste storie sono tenute insieme, apparentemente lontanissime, ma in realtà tenute insieme dal viaggio, come una collana che tiene insieme le perle di tutte queste storie e che insieme, secondo me, o almeno quello che ho provato a fare, ridisegnano una mappa di un'Italia che resiste. Okay, no, niente, non sentivo più niente. Di un'Italia che resiste appunto nonostante tutto, come l'ho definita, nonostante la pandemia ovviamente, ma nonostante anche quel clima d'odio, di fango, di fake news, di violenza fisica e verbale con cui tutti noi facciamo i conti tutti i giorni, che negli ultimi anni si è molto amplificato. In realtà hai parlato di tre elementi fondamentali, il viaggio, le storie e le persone, che poi alla fine sono quelle che compongono i viaggi e raccontano attraverso il viaggio le loro storie. Io ho scelto di non svelare tutti i protagonisti del tuo viaggio perché mi piace che poi il lettore possa scoprirli da solo ed entrare nelle storie di questi personaggi e anche vederli attraverso il tuo sguardo e uno sguardo che è tutto loro. Però a te voglio fare una domanda che è molto provocatoria e so che con te lo posso fare perché poi chi ti conosce sui social sa che hai coraggio da vendere nel raccontare davvero le storie. Io vorrei capire perché la cronaca di oggi, anche i social, raccontano le storie, le fanno diventare importanti, famose, c'è un battage tutti i giorni sui giornali e poi a un certo punto ci si dimentica proprio delle storie importanti, di quelle che hanno qualcosa da raccontare e che resistono. Esistono, come hai detto tu, in questa Italia che ha delle belle persone che magari silenziosamente fanno il loro dovere. Questa è una battaglia che nel mio piccolissimo combatto tutti i giorni con le mie armi, che sono quelle della parola scritta, insomma della comunicazione a tutti i livelli. Però devo dire che, diciamo, quando ho cominciato a fare questo lavoro sui social, chiamiamolo lavoro perché poi è un lavoro quotidiano, poi alla fine, sono entrato in una fase storica in cui i social vivevano una delle sue fasi più scure, più violente anche, cioè
E sono entrato proprio anche per quel motivo, proprio per contrastare quella deriva di violenza verbale quotidiana, di populismo digitale, lo definirei così, con il quale argomenti complessi che richiedevano risposte altrettanto complesse invece venivano utilizzate dalla politica attraverso slogan come carne da macello di una propaganda sempre più violenta, sempre più aggressiva, e contro cui sembrava che non avessimo nessun'arma per difenderci. Quello che ho provato a fare è dire, ok, queste sono le loro armi, ma noi cosa possiamo fare, noi che facciamo della parola il nostro mestiere? Provare a opporre a quella narrazione un altro tipo di narrazione, con gli stessi mezzi social, ma con un'altra capacità di arrivare non più alla pancia delle persone, ma alla testa e possibilmente anche al cuore, perché no? E ci sono veramente tantissime storie belle di questo paese, spesso sconosciute, perché la mia categoria, e diciamo, secondo me ha una grossa responsabilità in questo, non è stata capace o non ha voluto raccontarle, credendo che se non c'erano di mezzo sesso, sangue, soldi, le classiche tresse del giornalismo, quello non avrebbe pagato. E in realtà ho nel mio piccolo cercato di dimostrare, e i numeri tutto sommato mi danno ragione, che invece c'era grossa fame di queste storie, delle persone, diciamo, della porta accanto anche, non necessariamente le grandi storie come possono essere quella di Liliana Segre o di Mimmo Lucano, ma anche piccolissime storie di resistenza quotidiana, atti di resistenza civili, le definisco spesso io, che possono diventare da individuali a universali, sempre a patto che noi riusciamo a cogliere attraverso, diciamo, quelle storie. E ci portiamo a casa qualcosa, cioè questo è il senso di un passo dopo l'altro, raccontare i diritti negati, i diritti da riconquistare, sempre appunto un passo dopo l'altro, ma farlo non attraverso un saggio pensoso e riflessioni intellettualistiche, ma attraverso le storie delle persone, perché questo, e ne ho cercato di dare una prova in questi anni, riesce, mi dà la possibilità di arrivare molto più lontano di come riuscirei a fare se le limitassi alla dimensione appunto della saggistica. Quindi in questo senso la narrativa è un'arma ancora potentissima e in questo libro ho provato a utilizzarla fino in fondo per arrivare proprio alla testa e, ripeto, al cuore delle persone. In realtà il potere delle parole, l'abbiamo detto tante volte, è fondamentale, è talmente forte, molti non si rendono conto, soprattutto quando le utilizzano in maniera sbagliata, di che effetto possono avere le parole. Tra le tante pagine di questo libro, che mi piace dire a chi ci sta ascoltando, che questo libro è uno di quei libri, almeno a me è capitato così, che ci ritorni dietro, vai a rileggerti qualcosa perché magari ti è sfuggito qualcosa o perché hai voglia di poterlo evidenziare in un altro modo. Tu hai detto la forza della parola, ma io dico anche la forza della cultura, del trasferimento della cultura, che secondo me è quello il vero atto di resistenza, provare a raccontare le storie, la vita e altro, perché quello diventa resistenza. Proprio nella storia di Chiara, che tu hai prima citato, c'è una frase che mi ha colpito tantissimo. Ancora oggi moltissime persone continuano a chiedermi quale sia il mio vero lavoro, sorride Chiara. Non riescono proprio a capire l'idea che leggere libri alle persone può essere davvero un mestiere. Quanto è importante il valore del libro, ma non solo cartaceo, nel tuo caso anche il digitale, tutto ciò che trasferisce cultura e che trasferisce messaggi importanti, perché secondo me tutto parte da lì. Assolutamente. A proposito appunto di atti di resistenza civile di cui parlavo prima, quello di Chiara lo è a tutti gli effetti, però è un atto di resistenza differente, è un atto di resistenza culturale, cioè che è ancora per certi versi più potente. Magari arriva in maniera indiretta, ci vuole magari più tempo, va coltivato, però alla fine poi se diciamo abbiamo la voglia di approfondirlo, di coltivarlo tutti insieme, poi produce veramente risultati nella società. E nel suo piccolo Chiara ha fatto questo, cioè ha messo insieme le sue esperienze, le sue competenze di attrice, di artista di strada, a quella che era ed è una sua grande passione, ovvero i libri. È bello, mi piace raccontare come è nato questo suo lavoro, che prima non esisteva, prima che se lo inventasse lei. Può darsi che dall'altra parte del mondo ci sia qualcuno che abbia avuto la stessa idea, ma certo non si sono parlati. E lei ci è arrivata attraverso in un modo abbastanza particolare, con una bronchite sfociata fino a quasi alle soglie della polmonite, che l'ha costretta a letto per 1 mese e mezzo, eravamo ancora lontanissimi dall'epoca Covid nel 2011, e lì si è trovata a fare i conti con la sua vita, con la realtà,
il Circo delle Pulci con cui lei, diciamo, che lei portava in giro per i festival degli artisti di strada, non aveva più mercato. Il teatro era in un percorso sempre più difficile per varie ragioni e si è inventata allora appunto questa performance teatrale di strada, mettendo insieme tutto quello che era la sua esperienza e le ha dato proprio un'anima, un corpo, proprio ha creato un rituale, un salottino nel quale attraverso la lettura di una serie di carte agli sconosciuti che si siedono e sono disponibili a concedere un quarto d'ora della loro vita a Chiara e che lei premia queste persone coraggiose di questi tempi, insomma, chi lo farebbe mai di perdere un quarto d'ora del nostro preziosissimo tempo, lei li ricompensa in qualche modo, l'ho descritto così, frugandoli dentro l'anima e restituendola attraverso, sotto forma di parole. E io posso confermarlo perché l'ho provato sulla mia pelle ed è esattamente così, cioè è una capacità straordinaria di capire attraverso poche carte e due parole spese con la persona che ha di fronte, esattamente qual è il libro giusto per il momento giusto, per lo stato d'animo giusto della persona che ha di fronte. È quasi una psicologa più che una lettrice. Quindi è un mestiere che mi ha affascinato da subito e che ho voluto conoscere di persona, entrando proprio nella vita di Chiara, entrando proprio nella sua casa, conoscendo proprio gli attrezzi del mestiere, ne è uscito fuori, secondo me, uno dei racconti più belli, forse più veri, insomma, quelli sicuramente più sentiti da parte mia, ma credo anche di tanti lettori che me l'hanno confermato, proprio grazie a questo alla grande umanità di Chiara, alla sua grande capacità di raccontare quelle che erano le sue emozioni, diciamo. In realtà Chiara è quella che ci ha raccontato che ci si può curare con i libri, che ci si può curare con la parola, ci si può avvicinare attraverso la parola. Però Chiara sempre, che a me ha colpito particolarmente, racconta anche che ci sono quelli che si girano dall'altra parte e questo lo racconti anche tu, perché tu nella tua vita quotidiana ovviamente sei circondato da persone che ti seguono, che ti ascoltano, che riescono a discutere anche in maniera tranquilla, serena con te, però c'è tutta una parte di persone che invece si girano dall'altra parte, che non ascoltano le storie e che non hanno voglia di confrontarsi. Secondo te, in una società come la nostra, com'è possibile avvicinare questa gente e fare in modo che si faccia fronte comune verso tematiche importanti? Questa è la grande sfida di chi fa il mio mestiere, o così dovrebbe essere, chi fa comunicazione, questo dovrebbe essere il suo obiettivo. Io nel mio piccolo devo dire, ho cercato di farlo trovando un metodo che poi ho, diciamo, trovato lungo la strada, un passo dopo l'altro a proposito, che non era scontato all'inizio, cioè ho cambiato anche il mio modo di fare comunicazione per cercare di arrivare a più persone possibile, che non significa diventare mainstream o diciamo o stuzzicare la pancia delle persone, perché proprio come dicevo prima, in realtà ho capito che le persone hanno voglia di cultura, hanno voglia diciamo, di ragionamenti che vadano oltre appunto le viscere, quell'odio in cui siamo tutti immersi, e per farlo però devi avere la disponibilità tua di, diciamo, di fare un passo indietro, non un passo parato, ma un passo indietro su quello che è magari, che sono le tue velleità, magari all'esercizio di stile, insomma, a una certa forma in cui specchiarsi, e uno scrittore è un rischio che corre sempre. Quello che ho cercato di fare è asciugare, 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 per entrare proprio in un dettaglio tecnico, e cercare di arrivare proprio al senso ultimo del linguaggio, che è quello di arrivare alle persone, quindi anche con un linguaggio semplice, che non è una bestemmia. È cercare di poter arrivare a più persone possibile, anche magari chi non ha gli strumenti, chi non ha per varie ragioni non ha potuto studiare. C'è una grande lezione da questo punto di vista che arriva da un grande maestro del giornalismo che magari su tante cose non la pensava come me, nel senso che magari è legato a una certa idea di destra che non è la mia, parlo di Indro Montanelli. Ma cosa mi ha insegnato Montanelli, attraverso i suoi libri soprattutto? Che bisogna fare un passo indietro e provare a arrivare a tutte le persone possibili, anche a chi magari non avrebbe gli strumenti, ma che grazie, diciamo, alla mediazione del giornalista, del narratore, riesce a comprendere qualcosa che magari è molto anche complesso. Quindi è un mestiere quasi di divulgazione, ecco.
E da questo punto di vista credo che i social siano un territorio fondamentale, quello in cui, se i social hanno un senso, è quello di parlare veramente con tutti e non rinchiudersi dentro una bolla, proprio per venire a stanare quegli indifferenti di cui parlavi tu, con cui oggi abbiamo veramente tantissimo bisogno di parlare, perché io a volte me ne rendo conto, è facilissimo parlare ai tuoi, la differenza la fai quando arrivi a chi già non la pensa come te, e quando riesci a convincere anche solo una persona che inizialmente non la pensava come te, mi è capitato, raramente ma è capitato, ecco, quella è la più grande soddisfazione per chi fa questo mestiere. Questa cosa è quello che poi differenzia un bravo comunicatore da chi sta sui social, perché tu dicevi che la capacità è quella di arrivare a tutti, però c'è anche chi dice che i social hanno dato la possibilità anche a chi non avrebbe dovuto di stare al mondo e raccontare le storie. Questa è la grande differenza. Le famose legioni di imbecilli, per dirla con Umberto Eco. Esattamente, esattamente. E invece non credo che... assolutamente. Però credo invece che ci sono alcuni profili, come ad esempio il tuo, che avvicinano anche chi non la pensa come te. E questa è una cosa che ha un approccio costruttivo. Per questo il tuo profilo e anche poi la tua scrittura, cioè quello che è stato riportato nella tua scrittura, molto piacevole, ti consente di arrivare anche dove... magari non potresti arrivare, questo è veramente fondamentale. Siamo in chiusura, Lorenzo, sono certa che ci rivedremo perché ci saranno altre occasioni, perché questi temi sono temi che vanno avanti un passo dopo l'altro insieme a noi. Questa rubrica ruba le parole degli scrittori e dei giornalisti che intervistiamo, e io ti chiedo di donarne una a noi da mettere nel nostro scrigno. Qual è una parola che ci vuoi donare? Guarda, l'abbiamo sfiorata prima, questa parola è la differenza, ci ho pensato un po' prima di trovarla, ma credo che sia proprio la parola giusta, in quanto in qualche modo è l'alternativa, diciamo, l'opposto a quella che è un tratto comune di tutto il libro, in questo caso in negativo, l'indifferenza, cioè quella parola che Liliana Segre ha voluto scolpire a caratteri cubitali nel memoriale della Shoah al binario 21 di Milano, che è la stessa indifferenza che, dice lei, ho provato io quando partivo come tanti ebrei deportati ad Auschwitz, e che oggi subiscono i migranti in storie lontanissime ma accomunate da questa grande indifferenza con cui noi vediamo la sofferenza degli altri. Allora, la differenza che possiamo fare noi oggi è metterci in contatto con queste persone magari lontanissime da noi, ma cercare di mettersi in empatia con loro, cercare di capire queste storie, proprio partendo da quella che è una differenza di cultura, di lingua, di tradizioni, di abitudine, di anche nel modo di vivere la vita, ma che è solo arricchente. La storia di Liliana Segre da un lato e quella di Mimmo Lucano dimostrano come dalla differenza tra le persone, tra le culture, si possono costruire delle utopie di umanità, di integrazione straordinarie, e che oggi sono così drammaticamente calpestate in Italia rispetto a chi, ogni volta che qualcuno prova a tirarle fuori, viene immediatamente buttato giù. Quindi, insomma, vorrei che da questa parola ripartisse un nuovo umanesimo per ricostruire un paese che sulle differenze e sulla differenza costruisce una risorsa. Quelle utopie che Olivetti chiamava concrete utopie, quindi con i piedi per terra, appunto, un passo dopo l'altro. Io ti saluto, ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata, che sono certa che non sarà l'ultima, e alla prossima, naturalmente. Grazie a voi, grazie Simona, e alla prossima. Arrivederci e buona lettura.